Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Una delle beatitudini proclamate dal Signore iniziando il discorso della montagna, il cuore del Vangelo, il cuore del messaggio del nostro Signore Gesù Cristo, la fotografia dell'uomo nuovo, l'uomo delle beatitudini, l'uomo cristificato, direbbe la Chiesa d'Oriente, l'uomo rivestito di Cristo, rinato in Cristo. Una di queste beatitudini, di quest'uomo, che è una vita beata, che è l'anticipo qui sulla terra della vita celeste, è quella che riguarda lo sguardo del cuore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Questo è l'esito del cammino di Tommaso, così come appare nel Vangelo di questa domenica, la domenica in albis, la domenica rivestita di Cristo, domenica in albis, con le albe bianche, neofiti, di coloro i quali avevano ricevuto il battesimo 7 giorni prima, nella notte delle notti, nella notte santa, nella notte di Pasqua. È la domenica di chi è stato completamente rivestito delle vesti di salvezza, lavato nel sangue di Cristo. Il sangue di Cristo ha lavato le sue vesti e le ha rese candide, candide come quelle che apparivano sul Monte Tabor durante la trasfigurazione. Nessun lavandaio avrebbe potuto rendere così candide le vesti del Signore nostro Gesù Cristo. Tommaso, detto Didimo, è un gemello, quindi forse è il più sensibile di tutti gli apostoli. Un gemello ha una relazione speciale con il suo fratello, ha una relazione intima che parte dalla carne ma va oltre la carne. Ci sono gemelli che sentono in una forma misteriosa dentro di loro quello che accade al loro fratello, magari forse anche a migliaia di chilometri di distanza, nello stesso momento, nello stesso tempo, nello stesso periodo. Si cercano costantemente, desiderano poter stare insieme, passare il tempo insieme. E questa è un pochino l'immagine di Tommaso, gemello di Cristo, gemello come ogni apostolo è chiamato ad essere, perché è rinato con Cristo. Noi siamo stati rigenerati, risuscitati con Cristo, nelle stesse viscere di misericordia nelle quali è stato generato Cristo. Le viscere, il seno benedetto della Vergine Maria, che è madre e immagine della Chiesa. Quindi siamo fratelli minori di Cristo, lui è il primogenito della nuova creazione, è il primogenito dei rinati, dei neofiti, quelli che sono rivestiti delle stesse vesti candide, che sono la stessa veste di Cristo, che è la stessa vita di Cristo, che è lo stesso abito, cioè la stessa abitudine, cioè la stessa forma di vivere di Cristo, la vita santa, la vita rinnovata. Noi siamo rinati dallo stesso utero, dalle stesse viscere, siamo fratelli di Cristo. Per questo siamo gemelli che provengono dalla stessa origine, dalla stessa matrice candida, immacolata di Maria, della Chiesa. Il fonte battesimale è ciò che celebriamo proprio oggi e che non a caso è coincidente con la domenica della Divina Misericordia. E misericordia, la parola misericordia in ebraico, fa riferimento all'utero, rachamim, all'utero di una donna, alle viscere di una donna dove si dà la vita, dove appare la vita, dove è gestata la vita. Perché la misericordia consiste nel poter rinascere a vita nuova, consiste nel risuscitare dalla propria morte, dai propri peccati. Questo è il potere della misericordia, dare la vita dove non c'è la vita, far apparire la vita nella morte, laddove il demonio ci ha spinti e schiacciati nel sepolcro. E quel sepolcro dove ci ha raggiunto il nostro Signore Gesù Cristo, il nostro gemello, il gemello di Tommaso, è trasformato miracolosamente in un utero, in un grembo di vita. In quel sepolcro, che è il fonte battesimale, che è l'utero della Chiesa, resta morto l'uomo vecchio, l'uomo del peccato, l'uomo rivestito dalla menzogna di Satana, per dare posto alla nascita della creatura nuova, del figlio di Dio, del figlio nel figlio, come dice tutta la tradizione, di tutti noi, in Cristo, rivestiti di Cristo, con la stessa veste candida, di pensieri nuovi, di sguardi nuovi, un cuore nuovo, una mente nuova. Il pensiero di Cristo abbiamo, dice San Paolo. Ebbene, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio laddove il demonio ti ha detto che Dio non esiste, laddove il demonio ti ha detto che Dio non può intervenire, che Dio non ti può amare.
laddove nella tua vita, nella tua storia, ci sono ferite che ti scandalizzano, ingiustizie, sofferenze atroci che ti fanno pensare male di Dio, che non ti fanno guardare Dio e che volessi obbligare Dio a cambiare quelle ferite, a cambiare quella storia. Se non metto le mani nei buchi e nelle ferite dei chiodi, nella ferita sul fianco, se io non vedo quelle ferite e non metto il mio dito, non metto le mie mani e non tocco, io non crederò mai. Questo che non è immediatamente un peccato, anzi, è l'esigenza che tutti noi abbiamo, che ha il gemello, di vedere e toccare il suo fratello, di riunirsi in un certo modo al suo fratello, senza il quale non può vivere, perché è nato dallo stesso seno, nello stesso momento. Ed è stato generato e gestato nello stesso liquido amniotico, nella stessa acqua vitale, nello stesso grembo. Bene, questo che immediatamente non è nessun peccato, anzi, è stata sviata con superbia dal demonio. Per cui, in questa esigenza santa di essere una sola carne, di essere unito intimamente a Cristo, si è come inserita la malizia, la menzogna del demonio, per cui lui esige ciò che è dono. E questo è il punto. Esige prove, esige segni, non a caso Gesù dirà una generazione, cioè persone generate nella malizia, nella perversione. Perversione vuol dire qualcosa che cambia le sorti, qualcosa che cambia il verso della vita. Quindi la menzogna, un occhio voltato dalla verità alla menzogna, un occhio storto come quello di Caino, un occhio invidioso, l'occhio di Adamo ed Eva davanti all'albero della vita, all'albero della conoscenza del bene e del male, che era stato a loro proibito, perché tu non sei Dio. Tu non sei Dio, tu puoi contemplarlo e accogliere da quell'albero la vita, accogliere da quell'albero la verità sul bene e sul male, ma non puoi tu appropriarti di questo, non puoi guardarlo con concupiscenza e toccarlo, lo sguardo sporco, sporcato dalla menzogna del demonio. Ad Eva, ma cosa, questa è una cattiveria di Dio, è la invidia di Dio, perché non vuole che tu sia come lui, ma tu puoi essere come lui, è la sua esperienza, l'esperienza di Satana che è voluto essere come Dio, ed è precipitato negli inferi. Allo stesso modo è stato ingannato Tommaso. Non poteva resistere senza il Signore, ma su questa esigenza profonda del cuore che abbiamo tutti, tutti gli uomini della terra, di ogni generazione, di ogni parte, di ogni cultura, tu ed io, oggi ci siamo svegliati con questa ansia nel cuore di vedere Cristo, di toccare Cristo, di essere una sola cosa con Lui, di vedere la verità, di toccare l'amore, di toccare qualcosa che non finisce, qualcosa che sia eterno veramente, perché per quello siamo stati creati, perché per quello noi siamo stati pensati dall'eternità per l'eternità. Ma il demonio, infilandosi di fronte alle umiliazioni, di fronte agli eventi, di fronte alle relazioni che sono marcate dal peccato dei nostri genitori, della storia, ma anche dal nostro peccato, continua a mentirci, e noi abbiamo creduto e continuiamo a credere a questa menzogna del demonio, che Dio non può amarci, che questo nostro desiderio è incredibile. Dobbiamo avere delle prove ed esigiamo che Dio faccia quello che vogliamo noi, e per questo siamo costantemente frustrati, per questo siamo costantemente tristi. E invece no, oggi appare di nuovo il Signore e dice: Tommaso, metti qui le mani, metti le mani nel mio costato, ma guarda che c'è un'altra forma di guardare, c'è un'altra forma di pensare, c'è un'altra forma di toccare, tutto nella fede, con gli occhi purificati, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio dove nessuno vede Dio. Questi sono i puri di cuore, cioè quelli a cui il Signore ha tolto, esorcizzato dal cuore, dalla mente, la menzogna del demonio, ha espulso il demonio e ha fatto rinascere a vita nuova. Quelli che hanno lo sguardo purificato per vedere il proprio gemello, per vedere cioè il proprio destino proiettato in Cristo come una profezia, come veramente un destino, cioè la vita di Cristo, la vita oltre la morte, l'amore infinito che non si lascia vincere dal peccato e dalla morte e dalle menzogne e dalle tentazioni e dalle difficoltà e dalla croce, da nessuno scandalo. Tu puoi vedere le ferite e con lo sguardo purificato sperimentare la beatitudine di Tommaso: mio Signore e mio Dio, mio Signore e mio Dio, di fronte a tuo marito, di fronte a tua moglie, di fronte alle tue debolezze, in ogni momento, in ogni evento, anche nei momenti più difficili e più tristi. Beati quelli che senza vedere cominceranno a credere, dice la traduzione esatta dal greco, cioè beati i puri di cuore, perché vedranno Dio con gli occhi della fede.
sapranno vedere oltre le ferite l'amore, la verità, Dio stesso, all'opera in ogni persona, in ogni istante, in ogni evento, perché tutto concorra al bene, cioè alla salvezza, al cielo. Beati coloro i quali nelle ferite e oltre le ferite vedono il cielo, nella croce e oltre la croce vedono il cielo, vedono il destino, oltre la tomba vedono l'amore infinito di Dio che in Cristo ha vinto la morte. Quella tomba che oggi ti opprime, quella sofferenza, quell'angoscia non è l'ultima parola. Questo è il Vangelo di oggi, questa è la Domenica della Divina Misericordia, è questa rinascita in una vita nuova, una vita misericordiosa per chi ha ricevuto misericordia, cioè ha speranza. È una speranza che fonda in una certezza, nell'esperienza che si può rinascere con Cristo, che nulla è perduto, che nulla è ineluttabile. La Domenica in albis, rivestiti della vita che non muore.